tutti, come state? Spero bene e niente, oggi è la maglietta di Snoopy che inizia sul bocco e niente, oggi ci trucchiamo con alcune cose che mi ha scelto mio fratello oggi e niente, iniziando dal primer che è di Make Up For Ever ed è Nitro Monster Step 1 Primer. È un po' colorato. Un po' colorato, ma credo diventi bianco. Infatti non colora tanto la pelle. E niente, mi sa che devo andare anche a cambiare la batteria. Perché mi sa che si è scaricata la batteria. Allora, metto su questa. Infatti non mi ha colorato la pelle. E niente, adesso cambio batteria. E qua la batteria carica adesso, quindi questo le metto via. E niente, scusate se... Scusate se è un periodo che i video li faccio poco, però nel complesso li sto facendo, no? E niente, abbiamo appena messo il primer, questo, l'ho appena fissato, l'ho appena messo, e sembra che levi i pori. E niente, adesso uso questo fondotinta di Festival Glow di Kiko con SPF 30. Non ho bagnato la spugna oggi, ma non ce l'ho voglia. Questo si fuma in 2 minuti, in 2 secondi praticamente, ed è bello anche con la spugna non bagnata. Sta uscendo un bufalo qua e quindi sembra sempre più rosso. Poi vabbè, qua mi fa sempre il gioco che si un po' le pellicine, ma perché io gli ho colto un po' le sopracciglia, non gli ho colte tutte, ma un po' gli ho colte. E niente, questo è il risultato. Adesso prendiamo il correttore e questo lo metto solo pochissimo sotto agli occhi, poco, perché in questo periodo questo mi sta uscendo anche troppo. Comunque è l'infallibile di L'Oreal numero 329 Cashway. Questo è un po' più giallino. Lo metto anche sopra così almeno. Anche se ho il primer per gli occhi, che adesso passiamo alle... Prima... No, dopo fisso. Prima passiamo alla palette, ma prima mettiamo il primer occhi, che è quello di Revolution, che è quello che ho trovato nel calendario dell'avvento dell'anno scorso. E questo mi piace tanto. Okay. Io spalmo sempre il primer e occhi con le mani. Come palette usiamo questa, che non ho ancora usato, avevo preso da Esselunga, Make Up Palette con mascara eccetera. Quindi proviamo questi colori della palette, sono normalissimi secondo me, cioè. E poi c'era dentro il mascara e l'eyeliner, ma l'eyeliner io non lo userò mai e il mascara lo usiamo dopo.
Allora, iniziamo con questo bianco che lo metto su tutta la palpebra. Vediamo se si sfumano benissimo, vediamo. Non credo si sfumino tanto bene. Ok, per essere di qualche anno fa, per adesso sì. Si sfumano. Poi usiamo questo marrone qua, questo un po' più chiaro, su metà palpebra, vediamo se trovo, sulla fine dell'occhio, vediamo. Alla fine volevo fare i video ogni settimana, ma non ci sono riuscita. Almeno 3 riesco a farne. Poi mettiamo questo giallo qua, verso l'interno dell'occhio. Devo trovare solo un pennello che non ho mai usato. Ma mi sa che più. Il giallo è brillantinato, infatti. È più brillantinato, ma vabbè, va bene lo stesso. Non scrive molto questa palette. Poi voglio provare questo, vediamo. Vabbè, è un po' così questo make-up, ma non mi piace, però fa niente. Non mi piace perché la palette non mi piace tanto, i colori non fanno per me, però abbiamo provati. Adesso metto il mascara Vamp di Pupa, questo è lo scovolino, e adesso avvicino un po' questo. Adesso facciamo le sopracciglia. Che è questo di inizio. Un attimo, fammi finire il video. Questo di inizio, che è la penna per le sopracciglia. Questa la uso solo per riempire, perché io non è che faccio molto le sopracciglia. E niente, questo è ok. Il mascara mi piace un botto. Niente, andiamo avanti a fare, mettere chiaro illuminante blush. Ah no, prima la cipria devo mettere, devo fissare tutto. Prima fissiamo con la cipria di Rimmel, quella King Frin. Questo mi piace perché fissa bene ed è sottilissimo, quindi mi piace un botto. E niente, questa è quella che uso di solito quasi sempre, quando sono veloci. Adesso passiamo alla chiara, che passiamo della Too Faced Chocolate Soleil, e usiamo, no, questo usiamo. Chiamato questo, usiamo con il pennello. Per ravvivare un po' si fuma in 2 secondi, quello sì. Passiamo al illuminante e blush. Di blush ho preso il Sunny di Benefit. Questo mi piace un botto, adesso devo cercare solo il suo pennello, che non so dove l'ho messo, ma era qua da qualche parte una volta, ma eccolo qua.
il suo pennello che era incluso, io l'avevo preso, e lo preleviamo un po', lo sbattiamo e è un po' tanto arancione, infatti sa pure di arancia. Questo è bello, mi piace molto questo. Io poi lo porto anche in su e niente, questo l'ho fatto. Adesso manca l'illuminante e poi le labbra. L'illuminante ho preso Vodka di Neve Cosmetics. Questo è quello che non uso quasi mai, quindi lo volevo riprovare. E niente, vediamo. Oddio, adoro. Lo userò come punto luce anche. Lo uso come punto luce qua. E niente, adesso passiamo alle labbra. Come labbra uso il Love Give numero My Flambe di Siglem ed è questo colore qua. Lo scelgo mio fratello. Niente, spero che questo video e questo look vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!